Passeggiamo nel giardino degli Asinelli. Oggi è una giornata abbastanza tranquilla ed è bella assolata. Guardate che meraviglia. C'è pochissima gente, meno male, perché sono venuti tutti stamattina a lavorare. Chi ti incontro? Manuela, la nostra capo ortiera, nel senso che, bravissima ovviamente, lei si occupa anche di tutti gli animali che stanno in questo giardino degli asinelli e anche delle api, vero Manu? Sì, Che cosa fai oggi? voglio pacciamare un po'. Aspita, è una tecnica di pacciamatura, Sì, raccontami. no, è il primo anno che provo, che dovrebbe dare umidità alla terra, cioè non fa evaporare l'acqua, l'umidità si tiene sotto. Bene, Però sarebbe diamo un lavoro che un'occhiata. si dovrebbe fare tutto l'anno, non nel momento di. Ah, certo, non solo. Sarebbe stato meglio un po' prima. Un pochino prima, Sì. però questo qui permette, se ho capito bene, che il terreno rimanga umido. Rimanga umido e non cresce la baccia. Oh, senza star lì sempre con la Sì, zappa a togliere infatti. tutto. Questa te la copio, Manuela. È Sì. una cosa che ti voglio copiare. Vabbè, Adesso tanto. faccio con il fieno, ma si può fare anche con le rami spezzati, tritati, no? Si può fare con altre cose. Tritati come? Con il biotrituratore, che diventano i rami dell'albero, della potatura, diventano piccoli piccoli. E faccio Piccoli lo piccoli. Perché strato quando lo trovo qui lungo i viali. ce l'abbiamo noi qua, no? Tutti queste, abbiamo tutte queste belle risorse per Sì, poter sì, fare. sì. Ecco, vedi quante cose tu magari le hai anche dette alle riunioni degli ortieri, ma io non ho ascoltato. Però facciamo sì che lo sappiano anche gli amici che ci seguono, che ci sono tanti modi per pacciamare. La pacciamatura serve per tenere umidità nel terreno e per far crescere Non fa meno crescere l'erba e non l'erba, fa però crescere deve l'erba. essere Ecco, un bello strato che va sempre rinnovato, va sempre buttato sopra. per cui periodicamente, no? Sì, E dovrebbe si essere annaffia. tagliato tutto. E ho visto che, però tu hai messo i tubi per l'irrigazione che devono star sotto, Sì, ovviamente. Ok, vedete come ha fatto? Ecco, scusate, volevo far vedere la tua tecnica. Hai già iniziato, già l'hai messo sui pomodori, adesso stai continuando a piantare. E quello lì che cos'è? Questo che questo vedo? è cenere. La cenere. E a che serve la cenere, Per dare Manuela? nutrimento alla Alla terra. terra. Sì, poco però, si mette poco di Poco. legno Buono. buono. Di legno buono. Sì. Per Manuela, dal giardino degli Asinelli, oggi è tutto. Un abbraccio da Rita. Ciao!